Bene, io direi di iniziare. Ringrazio chi è in presenza, ma ringrazio chi è collegato. Poi i vari uffici stampa provvederanno a inviare, diciamo così, la nota riguardo a questa iniziativa di stamattina, che ritengo particolarmente importante. Adesso dirò anche il perché. Ringrazio della presenza qui al tavolo anche il presidente di ERAP Bianchini, il direttore generale, segretario generale di ERAP Urbinati, e la dirigente dell'ufficio urbanistica della Regione Marche, Cristina Borocci. Ritengo importante questo momento e ci ho tenuto, diciamo così, anche a presentarlo ufficialmente perché quando le cose anche nel pubblico funzionano bene, si riesce a dare buoni risultati, vanno presentate, non dico enfatizzate, ma presentate, perché spesso ci si lamenta, no? Il pubblico, i ritardi, eccetera. Noi oggi portiamo a compimento un'assegnazione di fondi legati al Piano Nazionale PNRR, non mi veniva, del PNRR, che ci sono stati comunicati, questa è un po' l'essenza di questa iniziativa, ci sono stati comunicati il 30 di settembre, cioè il 30 di settembre arriva una circolare ministeriale dove ci vengono assegnati 62 milioni di euro che dovevano andare a favore di enti pubblici di proprietà di edilizia residenziale pubblica, quindi case popolari per capirci, e dentro l'anno dovevano essere assegnati. Solitamente i tempi dell'amministrazione pubblica, ma di ognuno di noi nelle nostre professioni, sono spesso un po' più lunghi, anche perché cose così complesse meritano approfondimento e tutta una serie di situazioni. Bene, noi cosa abbiamo fatto immediatamente, appena saputo di questa circolare? Abbiamo chiamato immediatamente qui, diciamo, Presidenza ERAP e uffici tecnici di ERAP per informarli di questa iniziativa. Immediatamente è partita una lettera da parte mia a tutti i sindaci delle Marche che li allertava sull'uscita da lì a pochi giorni, a poche settimane, di un bando che aveva queste determinate caratteristiche, anche se ancora non le avevamo deliberate queste caratteristiche, ma li allertavamo. Per non lasciarli, diciamo così, arrivare all'ultimo minuto questa cosa. Poi, quindi abbiamo parlato di settembre, mi pare che il 7 di ottobre abbiamo improntato questa iniziativa per poi arrivare alla pubblicazione. Abbiamo approvato quindi i criteri, se non sbaglio, di come dovevano essere predisposti i bandi e il 15 di novembre abbiamo portato avanti la delibera che approvava di fatto quei criteri che nel frattempo avevamo elaborato e presentavamo di fatto la disponibilità per fare uscire il bando. Il bando è uscito il giorno immediatamente successivo, quindi la delibera il 15, il bando è uscito il 16. Abbiamo dato, quanto abbiamo dato Cristina di tempo, mi pare una trentina di giorni, quindi fino a metà dicembre abbiamo dato tempo ai comuni, ad ERAP, di presentare la progettualità. Questo è effettivamente avvenuto, tant'è che questi bandi oltretutto erano anche abbastanza complessi perché prevedevano possibilità di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, razionalizzazione spazi di edilizia residenziale pubblica, quindi una riqualificazione insomma, di tutto l'abitato. L'acquisto anche di immobili per sistemazione temporanea di assegni degli alloggi assegnatari, come dire, se bisogna ristrutturare una palazzina si possono acquisire spazi per spostare quelle persone che vivono all'interno di quella palazzina in altri spazi. Quindi è una situazione abbastanza complessa. Però questo nostro fare e questo nostro aver allertato gli enti interessati, i proprietari di questo patrimonio pubblico, ha fatto sì che sono arrivati 138 domande da parte sia di comuni che presentate da ERAP per complessivi 113 milioni di euro. Quindi siamo andati ben oltre a quelle che poi effettivamente erano le possibilità nostre di intervento. Io sinceramente su questo avevo anche qualche dubbio, dico la verità. Temevo che non fossero arrivate tante richieste da coprire l'intera cifra, invece è avvenuto il contrario, vuol dire che siamo stati tutti complessivamente bravi ed attenti. Ovviamente poi 113 milioni di interventi erano molti di più, quindi le domande
i fondi richiesti di quelli che erano a disposizione, seppur corposi. Sono arrivati quindi richieste da parte di ERA per 587 alloggi, pari a 65 milioni, e da parte dei comuni proprietari di immobili per 266 alloggi e 48 milioni di intervento. C'è stata ovviamente una commissione che ha verificato tutta una serie con dei criteri, poi magari sarà più precisa la dirigente Borocci su come siamo intervenuti in questo senso. Alla fin fine arriviamo ad tenere in considerazione la possibilità per 371 alloggi, 50 interventi, quindi in 50 comuni diversi. Ci sono alcuni comuni che hanno avuto più assegnazioni, quindi non sono complessivamente 50 comuni, però sono molti comuni che fruiscono di questi fondi, per il totale complessivo della cifra, quindi 62.769.000 euro. E su questo, ripeto, noi andiamo ad interessare 50 interventi, 33 interventi provenienti da comuni e 17 interventi proposti da ERAP. Chiaro che ERAP non è che costruisce da qualche altra parte, sono interessati ugualmente una serie di comuni. Quindi c'è da parte mia, da parte nostra, di tutto una grande soddisfazione, perché ripeto, noi mettiamo a frutto una somma interessante che ci viene messa a disposizione a livello ministeriale, a livello nazionale. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, perché in pochissimo tempo abbiamo creato tutte le condizioni per consentire agli enti proponenti di portare avanti appunto le loro istanze. Poi abbiamo fatto molto velocemente un lavoro di verifica su questi molti progetti che sono addivenuti, per arrivare poi a fine anno con la delibera di assegnazione, ed ora siamo in grado di poter dare mandato a queste attività di lavoro, che quindi si andranno ad aggiungere a tutta una serie di altre attività che nel tempo abbiamo portato avanti, dal 110% eccetera, di cui abbiamo già parlato in altri momenti, ma in questo momento noi possiamo dire che porteremo avanti un efficientamento energetico, una ristrutturazione in una bella fetta importante di alloggi popolari. Daremo lavoro e spazio a imprese che in questo momento più che mai hanno bisogno di proseguire nelle attività di ripresa economica complessiva e di mercato, e soprattutto daremo un efficientamento, quindi anche un risparmio complessivo a chi fruisce di questi alloggi, un minore inquinamento, un migliore utilizzo e, se mi permettete, anche una valorizzazione del patrimonio pubblico, che spesso, se non si portano avanti con attenzione questo tipo di iniziativa, spesso si lascia un po' al degrado, perché volete o non volete, chi è affittuario pensa alle ordinarie manutenzioni, non è che fa grossi investimenti su un qualcosa che non è suo, giustamente. In questo caso, e spesso vediamo che il patrimonio pubblico, non parlo di ERA, parlo in generale, quando è utilizzato in questo senso, spesso poi gli enti pubblici non hanno la possibilità di manutentarli, di tenerli in efficienza, e si rischia anche di vedere un complessivo degrado di quello che è il patrimonio di tutti. Ecco, quindi anche in questo caso invece andiamo ad invertire la rotta sotto questo punto di vista e ad valorizzare il patrimonio pubblico, oltre a consentire una miglior permanenza all'interno degli stessi di chi ne fruisce, ed è un complessivo risparmio comunque, anche perché quando parliamo di efficientamento energetico vuol dire che comunque noi diamo possibilità a chi vive all'interno di questi alloggi di avere anche un risparmio complessivo, una miglior possibilità di vita all'interno degli stessi. Quindi ecco, una iniziativa, ci tenevo a presentarla perché questi esempi positivi, questo è un esempio positivo di buona amministrazione, di buona collaborazione di tutti gli enti, gli esempi positivi vanno fatti conoscere, perché troppo spesso agli onori della cronaca salgono le cose, no, che tendenzialmente non vanno bene. Io credo che occorra anche enfatizzare le cose che tutto sommato riusciamo a portare avanti con una certa efficienza. Io qui mi fermo, ringraziando tutti quanti. Io direi che metodo ci diamo: prima la parte istituzionale, nel senso la parola al Presidente di ERAP, per poi passare alle due fasi tecniche, dove sia il Segretario Generale di ERAP che la dirigente Borocci della Regione Marche ci diranno un po' come hanno, diciamo, impostato i lavori, di massima, brevemente, per dare un po' l'idea di che tipo di interventi verranno messi in campo. Allora, intanto grazie all'assessore, che è sempre molto disponibile e anche molto corretto istituzionalmente, perciò questo tendo a rimarcare. Adesso, parlando, mi viene in mente una cosa che mi è successa ieri.
che in realtà, siccome no, faccio fatica un po' a pensare, stiamo sempre dietro le cose, un minimo di pensiero invece lo voglio condividere. Ieri mi ha chiamato un economista nazionale, poi lo dico così apertamente anche all'assessore Aguzzi, lui mi dice: Massiano, ma sapete quello che sta succedendo nelle Marche? Dico: ma guarda, in parte, io mi occupo di alcune cose, non di altre, diciamo, il sociale. Dice: ma sai che nelle Marche ci sono tutti i differenziali, molto, dopo anni purtroppo molto negativi, lo sappiamo, tanto certificati dall'Unione Europea, no? Il fatto che siamo andati in categorie più basse. Dopo anni c'è un'inversione grande di tendenza, rimarcata dal Sole 24 Ore e da questi economisti. Vorremmo fare un convegno con te, e io dico con l'assessore Aguzzi in modo particolare, nelle Marche, perché abbiamo differenziato il più 8,5% in generale in questo momento, su alcuni, soprattutto comparti, mentre in generale in Italia siamo su più 5, più 6. Cosa abbastanza strana, perché la nostra regione di solito è nel contesto, diciamo, italiano, quasi mai riesce a eccellere per motivazioni anche pratiche, per essere chiari. Perciò siamo in una ripresa economica in alcuni comparti molto più solida di altre, sempre in un contesto di bolla, se non voglio aprire troppo, che sappiamo tutti, no? Ma in certi contesti molto più alti. Cioè, quello che sta facendo, io parlo dell'assessore Aguzzi, poi ognuno dà le indicazioni, no? Ovviamente più ampie che vogliamo. Quello che sta facendo la Regione Marche sull'edilizia, in modo particolare, i primi effetti, però già visibili, perché tanto voi siete tutti marchigiani, immagino, e perciò andate in giro, vedete che le nostre città sono trasformate già adesso da centinaia di gru, soprattutto dei centri storici, sta già cominciando a avvertirsi, e noi siamo appena all'inizio. Cioè, non è secondario, quello che ha detto l'assessore è tutto correttissimo, ma va aggiunto che stiamo veramente marciando fortissimamente, anche a costo di non guardarci, di non pensare, di andare avanti in maniera iperattiva, ma lo dico in senso quasi negativo, io coordinati, ma l'assessore con i vostri, con l'ufficio, diciamo, stiamo accelerando tutti al massimo, sperando di non grippare il motore, stiamo accelerando tutti al massimo, ma perché proprio è necessario per l'economia e per le nostre città. Perciò quello che stiamo dicendo in questa conferenza stampa, oltre che tutto certificato, perché chi conosce l'assessore Aguzzi, ho avuto il piacere di conoscerlo, conoscevo dei nomi ovviamente, ma diciamo, ho il piacere di conoscerlo in questo anno e poco più, in realtà è certificato i tempi che ha detto, ma noi dobbiamo dirlo ai nostri concittadini, cosa ci rimane un pochetto più difficile. Cioè, in realtà c'è una trasformazione in atto, in base anche ai bandi ovviamente e ai progetti, soprattutto per l'efficientamento energetico, piccola chiosa e poi chiuderò subitissimo. Quella, vi ricordate tutta la questione del super bonus, no? Si diceva: ma come farete, quanto cresceranno le cose, no? Non ci avrete consorzi, no? C'era il rischio che andavamo deserte. Le 26 manifestazioni che abbiamo aperto, grazie sempre alla Regione Marche, col Project Finance, sono tutte arrivate a manifestazione, alcuni stiamo già arrivando a bando, cioè, per essere chiari, entro giugno, luglio partiranno una valanga, 350, 400, 450 milioni di euro di attività. Poi ovviamente qualcuno si fermerà, non sarà capace, ma la gran parte di questa attività sta andando in corso. Il combinato disposto della partita del super bonus, della partita del PNRR e della partita del terremoto, per altri versi, forse più complesse, io vengo da Macerata, cioè in qualche modo, no, so, coinvolto anche marginalmente, è impressionante. E perciò chiudo dicendo: quello che ha fatto con l'assessore, ci siamo trovati veramente in grandissima sintonia per la concretezza delle azioni, con l'ufficio dell'assessore. Devo dire, io però la dottoressa la conosco poco, ma gli uffici regionali li conosco tantissimi, devo dire che questo ufficio sta marciando alla grande, di grande disponibilità, perché ci hanno chiamato, come ha detto prima l'assessore, subito per discutere insieme con noi, ovviamente con Maurizio Urbinati in realtà e con me, ma con gli uffici in partenza, come andrebbe fatto, perché non c'è niente di male, in Europa funziona così, cioè gli stakeholder, comunque i soggetti principali per le attività vanno investiti come sapete prima, perciò tutto questo meccanismo sta portando veramente a un'efficienza e a una velocità che è quella che l'assessore oggi ho comunicato. Ultimissima chiosa è su questo.
è un messaggio ai comuni, perché qui ci stanno molti comuni. Tanto l'assessore ha detto benissimo, noi abbiamo una partita ERAP, tutta ERAP, ma noi lavoriamo con i comuni, cioè quando il comune ci chiama, tanti comuni poi chiamano ERAP spesso e volentieri a farci fare anche la parte loro, no? Per essere chiari. Noi dobbiamo marciare questi 2-3 anni a testa bassa, bassa, bassissima, di corsa, commettendo degli errori, ma di corsa, perché, e questo anche i comuni, dobbiamo progettare. Con questi termini, con questi tempi, non c'è il momento, la riflessione, punto, e poi c'è il momento. No, è tutto insieme. Queste cose le possiamo fare perché i comuni in qualche parte già avevano dei progetti, immagino, no? E l'ERAP in qualche parte già aveva già delle idee, non è che le fai tutte in 10 giorni. Ergo, finito questo, dobbiamo essere sempre pronti, fino a quando non siamo esauriti, dobbiamo essere sempre pronti a completare questa partita. Perciò veramente un ringraziamento, ripeto, all'assessore Corsi, devo dire all'Uffici, ultima cosa che mi sento di dire al segretario generale dell'ERAP Marche, non è piaggeria, perché Maurizio lo sa che abbiamo anche a volte altri colleghi no, che ci stiamo in combattimento quasi tutti i giorni, è stata una fortuna enorme per me. Io dico anche per la regione, avere Maurizio Binati, segretario generale dell'ERAP, perché è un uomo che di un'efficienza, di una tecnicità, perché è un ingegnere, e anche della conoscenza politica e amministrativa, perché ha fatto anche l'amministratore, unico, senza questi, non si, cioè oggi diciamo un pezzo di carta rischia di rimanere un pezzo di carta, perché poi c'è bisogno proprio di metterlo a terra con i bandi, che non è una cosa, come sapete, semplicissima. Cioè, un ringraziamento a tutti voi, ovviamente anche alla dottoressa, che con l'ufficio è stata veramente una grandissima disponibilità. Vai. Allora, buongiorno a tutti. Intanto l'assessore e il presidente sono già stati estremamente esaustivi su tutte quelle che sono le questioni che fanno capo a questi fondi. Solamente per dare un quadro, il 2021 e ora il 2022 fino al 2026 saranno degli anni, per certi versi sono e saranno, io parlo per ERAP, eccezionali. Noi siamo impegnati su 4 fronti fondamentali, naturalmente quello del recupero del patrimonio danneggiato dal sisma, che è il fronte principale e che ci auguriamo nel corso del 2022 e massimo 2023 dovremo portare a compimento in modo da dare una risposta completa e quindi una parte assistita anche da importanti finanziamenti. Poi abbiamo altre 3 iniziative molto importanti. Non ultima, un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica con la delibera CIPE 127 di quasi 50 milioni di euro. Anche questi che hanno interessato le aree del cratere, che sono già stati dalla Regione Marche, anche qui mi unisco anch'io però, perché in questi mesi la collaborazione con gli uffici regionali è stata fantastica e anche i risultati sono sempre solo frutto di collaborazioni così importanti e anche di attenzioni reciproche su certe iniziative. Anche lì abbiamo dovuto fare bandi molto rapidamente, la Regione li ha dovuti promuovere e noi vi abbiamo dovuto partecipare. Abbiamo avuto assegnati quasi 50 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di alloggi nelle aree del cratere, parliamo provincia di Macerata e in particolare di Ascoli Piceno. Ci siamo buttati, come diceva il Presidente, a capofitto sul tema dell'ecobonus. Su questo devo anche dire che le Marche, pur essendo una piccola regione, e anche noi, pur essendo un piccolo ente, stiamo rappresentando in questo momento un capofila su alcune iniziative. Noi saremo il 26 a Milano alla Bocconi con la nostra associazione Federcasa, dove presentiamo a tutti i nostri associati nazionali le iniziative che le Marche fa, perché sono l'oggetto di studio da parte dei nostri associati nazionali, e parlo di regioni come l'Emilia Romagna, la Lombardia, che tradizionalmente in qualche modo avevano diciamo ruoli ben più rilevanti rispetto a quelli delle Marche. Questo a significare la bontà dell'azione che abbiamo fatto. Un dato per tutti, noi abbiamo un piano triennale di opere pubbliche come ERAP Marche di 550 milioni di euro, che probabilmente vale qualche punto di PIL per la Regione Marche, quello di cui stava parlando ora Massimiliano. Questi peraltro sono tutte iniziative che dovranno essere concluse non chissà quando. L'ecobonus, che varrà forse 450 milioni se non 500 milioni di euro, dovrà essere concluso entro il 2023. Il PNRR di cui stiamo parlando oggi dovrà essere concluso entro il 2026, quindi ci sono delle scadenze ben contingentate e questo determinerà grande attività. Quindi anche io devo ringraziare la collaborazione della Regione, devo ringraziare tutti i collaboratori di ERAP Marche, perché anche noi nell'arco di 30 giorni abbiamo dovuto diciamo attivarci per presentare iniziative, valutare proposte. Noi ne abbiamo presentate moltissime, devo dire abbiamo fatto lavorare anche in maniera forse un po' eccessiva, nel senso che non ci siamo fermati, cercando in questo modo veramente di cogliere tutte le occasioni
affinché nell'arco di pochi anni il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Regione Marche potrà essere tutto nuovo, efficientato energicamente, adeguato sismicamente e non solo, potremo avere anche un'ulteriore dotazione di alloggi a favore delle famiglie meno ambienti. Credo che questi anni potranno essere anni ricordati e forse a questi livelli erano gli anni 60, perché dopo i famosi piani Fanfani e alcune iniziative degli anni 60, raramente io non ho memoria di iniziative di questo tipo. Quindi sono anni molto importanti che richiederanno grandissimo lavoro da parte nostra e mi auguro che possa continuare questa grande e ottima collaborazione con gli uffici della Regione Marche, perché è il sistema migliore per dare frutti. Noi saremo, anche su questi interventi, che sono oltre i 50 finanziati, oltre i nostri 18, già noi saremo soggetto attuatore per molti comuni che, pur avendo fatto loro le proposte, hanno inteso avvalersi di ERA come soggetto attuatore per l'attuazione e la realizzazione degli interventi. Quindi il nostro impegno sarà massimo. Vedremo su questo anche di poter utilizzare le risorse del PNRR per incrementare la nostra dotazione organica, perché naturalmente una fase eccezionale come questa ha bisogno anche di risposte eccezionali, quindi non possiamo limitarci all'ordinario. Questa opportunità ce l'abbiamo e quindi il Consiglio di Amministrazione già dai prossimi consigli sarà impegnato, immagino, anche su questo terreno. Quindi ecco, questa è la nostra attività e davvero ringrazio nuovamente l'assessorato, l'assessore e gli uffici regionali per la collaborazione e l'attenzione che hanno prestato alle nostre iniziative. Allora, non voglio ripetere cose che sono state già dette, quindi sarò sintetica cercando di evidenziare un pochettino sì, lo sforzo ma anche il risultato, che è straordinario. Insomma, non è il primo quest'anno, perché abbiamo anche partecipato tempestivamente ad altri bandi del Ministero. Ricordo il PINQUA, che è uno dei progetti che sempre in tema di riqualificazione ci ha portato tre progetti strategici, tutti e tre finanziati, quindi ne abbiamo presentati tre a livello regionale, ne sono stati finanziati tutti e tre, quindi un grosso traguardo per tutto il territorio, perché sono interventi trasversali e con finalità diverse, uno rivolto al recupero del rapporto con il mare per Senigallia e Falconara, gli altri diciamo sulle aree interne e un altro ancora su diciamo la riqualificazione di un'asta fluviale con tutti diciamo gli elementi antropici che ne fanno parte sulla vallata dell'Esino. Quindi questo è uno degli altri traguardi raggiunti dalla Regione, ne sono particolarmente fiera e ringrazio anch'io gli uffici per primi e i funzionari e i responsabili che li hanno seguiti insieme a me. Stiamo chiudendo oggi il decreto, perché entro più nel merito tecnico, ovviamente le tempistiche che sono state molto serrate non ci hanno consentito diciamo in qualche modo di poter esaminare nel dettaglio, se non chiedendo alcune integrazioni e chiarimenti, quali erano alcuni aspetti progettuali che non erano chiari. Quindi la tempistica però l'abbiamo voluta rispettare, quindi entro il 31-12, quindi entro il 31 di dicembre abbiamo approvato, come era previsto dal decreto, dal DPCM, che è stato peraltro pubblicato successivamente alla comunicazione del MIMS, quindi un'atmosfera assolutamente frenetica. Abbiamo appunto proceduto a un'approvazione di una graduatoria che non è provvisoria, ma che era diciamo basata sulle attestazioni rese nelle domande presentate. In ogni caso stiamo concludendo il lavoro e nei termini previsti, cioè entro dopodomani, entro il 15 gennaio, trasferiremo tutto al Ministero, cioè il piano degli interventi insieme agli atti amministrativi che ne formano il pacchetto. Gli interventi, originariamente, ricostruiamo il discorso, sono interventi di riqualificazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, dove per riqualificazione si intende una riqualificazione prettamente qualitativa, quindi miglioramento delle prestazioni sismiche, miglioramento delle prestazioni energetiche,
migliore distribuzione e razionalizzazione degli spazi, riqualificazione degli spazi pubblici, pubblici e complessivamente anche diciamo un aggiornamento, un restyling di questo patrimonio che è in sofferenza a livello manutentivo e quindi sicuramente un'azione mirata che lo Stato ha voluto dedicare a questa materia e che, a cui ha dedicato 2 miliardi, quindi a noi quando ci è stato comunicato il riparto basato su criteri territoriali, quelli standard, abbiamo avuto insomma contezza ad ottobre di questi 62 milioni, da lì ci siamo attivati perché anche a noi insomma riqualificare il patrimonio era insomma anche per la Regione Marche era un obiettivo primario. I criteri per cui, ovviamente coerenti con la normativa statale, con cui abbiamo valutato le proposte. L'assessore diceva ne sono arrivate tantissime, questo senz'altro è un segnale di un'attenzione importante verso questo tema della qualità del patrimonio residenziale pubblico e quindi c'è stata una grande attenzione, una grande adesione, quindi anche diciamo una necessità di valutare con criteri oggettivi e misurabili tutti questi progetti. I criteri principali sono stati 3: la localizzazione dell'intervento rispetto alla zona sismica di appartenenza, la presenza contemporanea di interventi volti e al miglioramento sismico e a quello energetico, quindi in questo caso sono stati premiati gli interventi che avevano tutte e due le componenti. Un altro livello di misurazione e di valutazione è stato quello della progettazione, cioè a che stadio di progettazione sono stati presentati questi interventi. Molti di questi ovviamente erano già, tra virgolette, nel cassetto, però comunque si sono dovuti conformare ai requisiti del bando. Quindi il livello di progettazione degli interventi ha fatto sì che abbiamo privilegiato quelli di immediata cantierabilità, perché la scadenza, come ricordava l'ingegnere Urbinati, è il marzo 2026 per i collaudi. Quindi tutto quanto rientra in questa grande macchina del PNRR e ovviamente noi ci siamo allineati a questi criteri. E nelle situazioni in cui sono state diciamo riscontrate delle parità di punteggio abbiamo, come previsto, premiato quelli in base al numero degli alloggi, quindi ovviamente per una maggiore diciamo disponibilità di alloggi che sono stati privilegiati rispetto a immobili con meno alloggi. I riscontri, lo diceva l'assessore, appunto sono questi: sono stati finanziati complessivamente 50 interventi al 100%, un intervento, l'ultimo, è notizia di qualche minuto fa perché abbiamo chiuso la prima parte del verbale dell'aggiornamento della graduatoria. Tendenzialmente la graduatoria è mutata, potrebbe esserci qualche slittamento, ma chi è finanziato rimarrà finanziato, i primi 50 quindi sono tutti finanziati, potrebbero slittare a fronte di alcune dichiarazioni che hanno fatto rivedere i punteggi, ma quelli che sono pubblicati nel decreto 94 sono gli stessi generalmente, insomma sono stati tutti confermati. L'ultima posizione è un intervento che fortunatamente per un riconteggio a fronte appunto di questa rivalutazione dei punteggi prende più soldi, quindi tendenzialmente è quasi completamente finanziato. Ovviamente, come previsto per legge, chiederemo se accetta il finanziamento perché così prevede la normativa, ma diciamo ecco il lavoro che è stato fatto, ancorché molto frenetico, fortunatamente ha dato conferma delle valutazioni anche basate sull'esperienza dell'ufficio, quindi che hanno comunque maturato anche in questi ultimi mesi, come dicevano, per gli altri finanziamenti che abbiamo seguito, quelli 50 milioni della delibera CIPER per i territori del sisma. Quindi abbiamo messo, mi piace dire che abbiamo messo a sistema un modello che funziona, un modello anche di lavoro di squadra, non solo dentro gli uffici ma con i comuni e con gli altri soggetti interessati. E questa cosa per me è una,
è una manifestazione di collaborazione importantissima, ma anche di volontà di collaborare insieme per raggiungere questi risultati e riuscire a portare a casa questi fondi. Altra novità che mi sento di aggiungere, perché non è stata detta, è che comunque questa operazione, che è un'operazione diciamo fatta nella logica della riqualificazione del patrimonio costruito in senso lato, noi la stiamo portando avanti a livello programmatorio e a livello normativo anche con una revisione della strumentazione urbanistica regionale. Quindi stiamo anche sempre con l'assessore, su indicazione, su input dell'assessore, portando avanti un discorso di semplificazione degli strumenti normativi e di adeguamento della legge urbanistica a questa nuova realtà, cioè quella della rigenerazione anziché insomma del consumo di nuovo suolo. Io ringrazio ancora l'assessore per l'opportunità, per la fiducia, ringrazio l'ERAP per la collaborazione e mi auguro insomma di poter proseguire con questa, con questo passo e con questo entusiasmo insomma. Da parte nostra, sia degli uffici eccetera, non è che c'è da aggiungere altro, anche non so chi è in collegamento, se qualcuno ha da chiedere qualcosa, altrimenti io direi che possiamo anche concludere qui, ringraziando ovviamente tutti i partecipanti, ringraziando particolarmente chi ha invece operato in prima fila, in prima linea su questa iniziativa, che ovviamente ci rende, ripeto, oserei dire orgogliosi, ma indubbiamente soddisfatti di come siamo riusciti a dare le giuste risposte, nonostante i tempi difficili e la repentinità anche proprio dei momenti e della tempistica stessa. Bene, grazie a tutti. Grazie.